Nell'ambito del progetto Life Wolf Alps EU, dedicato al miglioramento della coesistenza tra lupi e attività umane, l'azione C6 si pone l'ambizioso obiettivo di ridurre la frammentazione degli habitat naturali e di proteggere la fauna da incidenti stradali e ferroviari, concentrandosi sull'alta valle di Susa. La valle, infatti, è un territorio critico, attraversato da un'autostrada, una ferrovia, due strade statali, nonché da provinciali e comunali fortemente trafficate, essendo una meta turistica di grande rilievo e una delle principali vie d'accesso per la Francia. Qui, data la forma dei versanti, gli animali selvatici affrontano una sfida quotidiana: attraversare strade e binari per sopravvivere, per nutrirsi, per difendere il proprio territorio e, soprattutto, per incontrare altri membri della propria specie. Questi spostamenti possono estendersi per chilometri e il risultato è spesso tragico. I dati degli incidenti stradali raccolti su tutto il territorio della città metropolitana di Torino a partire dal 2002 mostrano come le specie maggiormente coinvolte siano il capriolo e il cinghiale, ma vengono investiti anche cervi, lupi e camosci. La densità maggiore di incidenti su tutta la provincia si verifica proprio in Alta Val di Susa, per esempio in siti come questo in cui non c'è scampo per un animale che volesse attraversare la statale e un impatto potrebbe avere conseguenze drammatiche anche per gli automobilisti. Ci sono però luoghi in cui vi sono più possibilità, siti che sembrano impenetrabili. Qui, bivi seguiti da ponticelli offrono una via di fuga, un'opportunità per gli animali di arrivare a valle. Le collisioni con la fauna selvatica rappresentano una perdita di biodiversità e un pericolo per chi guida, che può trovarsi coinvolto in gravi incidenti. Collaborando quindi con ANAS, che gestisce le strade dell'Alta Val di Susa, RFI e SITAF, che amministrano la ferrovia e l'autostrada, sono stati effettuati sopralluoghi nei punti critici, luoghi frequentati da lupi ed ungulati vittime di incidenti. In queste zone sono state installate reti nei punti più pericolosi, liberati sottopassi dalla vegetazione e dai rifiuti, creando vie di passaggio sicuro per la fauna. Dove non è stato possibile installare reti, saranno posizionati dei catari frangenti anti-attraversamento sui delineatori di carreggiata. Questi dispositivi, illuminati dai fari dei veicoli in avvicinamento, creano una barriera ottica di protezione che scoraggia gli animali dal tentare l'attraversamento, riducendo così il rischio di incidenti. Ma l'arma più potente per ridurre gli incidenti è la consapevolezza. Ogni automobilista deve riconoscere di non essere l'unico utilizzatore delle strade in questo territorio. Proteggere la vita selvatica, preservare la bellezza dell'Alta Valle di Susa e assicurare un viaggio sicuro per tutti è possibile.